Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata recensirò la Dragon Touch Vision 1 Action Camera. L'ho comprato ovviamente sul sito amazzonico. Quello che vedete è un accessorio GoPro compatibile con tutte le videocamere GoPro e Action Camera. È praticamente un galleggiante a cui agganciarci poi dentro all'interno, inscatolando la macchina fotografica. Andiamo dritti al perno di questa recensione, che praticamente è la Dragon Touch Action Camera 1080 punti, videocamera impermeabile, scatta fotografie e filmati, quindi fino a praticamente 30 metri. Batteria da 900 mAh per 4 ore di autonomia. Ci si può mettere, diciamo, una SIM card di quelle da 32 giga della Samsung, che, diciamo, funzionano benissimo. Anche il telecomando è molto economica, potete aggiungere la data, l'ora, diciamo, delle riprese, oppure rimuoverla, eventualmente aggiustare il contrasto. E ha un software abbastanza semplice praticamente da utilizzare, è veramente un bel giocattolino. Ricordatevi però di, appena la smontate, cioè appena la montate inserendo la batteria e la memory card, di andare subito in modalità configurazione e togliere il salvaschermo, perché sennò dopo un minuto vi si abbuia tutto e poi non capite se va o non va, anche perché in allegato non c'è nemmeno un manuale, quindi è una cosa che dovete ricordarvela. E questi sono più o meno tutti i pregi. Difetti: il manuale praticamente non c'è, c'è un foglio per mettere giusto appena il montaggio della SIM card e della batteria, ma non spiega niente. Vero che si può scaricare da internet il manuale in inglese della Vision 1, è un file in PDF, però il manuale obiettivamente è orrendo, due pagine. Non c'è scritto praticamente niente, comunque nel complesso, insomma, è abbastanza semplice da utilizzare. L'audio non si sente, oppure si sente molto basso. Non ha alimentatore, io ci ho attaccato l'alimentatore del cellulare e l'ha digerito, ma ricordatevi che se attaccate la Dragon Touch Vision 1 alla USB del computer, la telecamerina si accende e vuole lavorare come webcam, oppure come archivio dati, cioè per scambiare i filmati dalla memory card al computer. Non c'è modo, almeno a me non è riuscito, di mettere la telecamerina in ricarica dalla USB del computer. Il fatto le fa a 720 dpi, oppure udite udite in HD, eh sì, dai settings dice proprio così. A seguire una serie di filmati di prova a 720 dpi ed in HD. Vedete un po' voi se vi sfagiola come qualità. Considerate però che il video che adesso vedete, che è in YouTube, è stato resizzato a 4 terzi in 640x480 da AWS Video Editor, quindi di conseguenza quello che poi vedrete nel filmato in HD in realtà è 640x480 resizzato da AWS Video Editor. Tirando le somme, quindi l'hardware è economico, ha un alto rapporto qualità-prezzo, io la consiglio come telecamerina portatile, è impermeabile per le riprese subacquee, quanto per le riprese in montagna, al lago, in campagna, dove vi pare a voi. Dentro la sua scatola anfibia non vi dovete poi preoccupare più di niente. Se volete vedere come fa le riprese sott'acqua, andate a visionare il mio videoblog estivo, che trovate il link sia in descrizione quanto in sovraimpressione. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao!